Ciao ragazze, ciao ragazzi, top, bentornati in un nuovo video spesa. Questo qua è un video spesa, spesa grossa, fatta adesso è lunga. Ci è appena arrivata a casa la consegna perché siamo andate, non so se vedrete prima il vlog, forse lo vedrete domani il vlog. Abbiamo fatto la spesa a domicilio andando solo io e mia suocera perché erano parecchie le cose. Quindi ora vi faccio il video spesa, della spesa grossa insomma, top. Sconti fino al 50%, ottime cose davvero. Ora vediamo insieme che cosa abbiamo preso. Abbiamo speso 204,56. Vi faccio il fermo immagine delle cose perché sono veramente tantissime. Quindi ve lo faccio piano piano. Sottofondo ci sono risate di mia suocera, di Davide. E guardate, vabbè, qua dove si vede strappato perché era pinzato con la consegna a domicilio, però si legge, vi faccio appunto il fermo immagine, cioè vi scorro piano piano e voi vi farete il fermo immagine delle cose. Comunque la pasta Barilla 45 centesimi, veramente ottimo come prezzo. Questi ecco sono i vari prezzi, adesso che non è tutto, perché sia davanti che dietro. Ok, arriviamo qua. E ora, cioè guardate che scontrino da questa parte, c'è sta roba. Per la consegna a domicilio abbiamo speso praticamente 6,20 euro. Niente. Bene, dopo questo scontrino chilometrico vi faccio vedere le varie cosuppe. Allora, il latte Candia. Abbiamo preso la confezione da 6, così abbiamo la scorta, non ci si pensa più. Questo, vabbè, guardo il suo scontrino, però mi pare di ricordare che era 69. Suo scontrino, comunque giù di lì. Sì, ma tutta roba con gli sconti, Questo me lo ricordo, questo qua 5,90, è il flacone di 3 bottiglie di Biopresso per la lavatrice e 5,90, ottimo prezzo, veramente. E queste sono 3 bottiglie da 21 lavaggi. Allora, formaggio Biraghi, ne abbiamo presi 3 e poi salterà fuori l'altro. Questi 1,09 euro mi pare. Poi, ma praticamente tutto, ecco qua il terzo, ne abbiamo 3, bene. 2 formaggi Ligna Osella, questi qui anche loro in offerta. Il prosciutto cotto, questo qua da 3, ci devo fare le valdostane. La prossima ricetta che vedete saranno le valdostane e anche la treccia salata. Poi ho preso questa serie di formaggi, che questi qua è a prezzo fisso. Costano sempre, non so se è 1,08 euro o 1,09 euro. Ho preso 2 di Gouda, questo è molto buono, ci fanno le valdostane. Poi uno di Emmental e uno di Edam. Quindi abbiamo un po' di scorta. Poi, della Perugina, questa crema al cioccolato bianco. Questa era un'offerta a 1,19 euro, forse, una cosa del genere. Ce ne sono 4. Vasetti e sono molto molto buone. Poi della Müller gli yogurt, questo qua è pesca albicocca, crema chantilly che è buonissimo, questo qua invece è la ciliegia, crema chantilly ne abbiamo presi 2, salterà fuori un altro. La ricotta, questa qua dell'S Lunga, questa da 250 grammi la ricotta. Poi qua dentro nella gastronomia abbiamo preso il gorgonzola, ne abbiamo presi 2, li abbiamo fatti confezionare in 2 vaschette separate così si conserva meglio, perché era in offerta del gorgonzola dolce. Abbiamo pagato uno 2,91 e l'altro 1,91 per un totale di 4,82. Poi per mio suocero il taleggio DOP, questo c'è il prezzo, prezzo fisso 3,30. Poi abbiamo preso una serie di salumi della Yag,
Allora, abbiamo preso due di pancetta. E queste qua sono ottime anche per fare gli involtini. Poi due di salame Milano, due di coppa, un po' un rifornimento, e abbiamo preso anche tre di mortadella. Adesso qua ne avete una, poi dopo quando sono a fare le altre ve le faccio vedere. Poi lo spezzatino di suino, questo qua 1,94, che piace alla nonnina. Ho preso gli hamburger, questi qua per fare gli hamburger tipo McDonald's, oppure da mangiare con sopra la tortiletta. Questi qua 2,73, come vedete c'è dello sconto del 40%. E questi qua 2,70 euro. Della Mulino Bianco la torta al limone, questa io la adoro, è buonissima. Era scontata e ho preso sia questa che quella a pan di stelle. Solo che non mi ricordo il prezzo, dovrebbe costare intorno a 3 euro, una cosa del genere. Solitamente costa quasi 6 euro, però era un ottimo sconto, quindi l'abbiamo presa. Ecco qua anche la torta a pan di stelle, che costa uguale a quella là del sempre e della Mulino Bianco, anche questa, costa uguale a quella al limone. Non mi ricordo il prezzo, quanto è uguale al suo scontrino, comunque costano uguali. Sono veramente buone queste torte. Poi, questa costava, mi pare, 1,20€, 1,29€, 1,30€, una cosa del genere. La torta primavera della Bauli. Adesso sapete che ci sono tutte le cose per Pasqua. E questa qui l'ho presa per Davide. Della Rio Mare abbiamo preso il patè, questo qui al salmone rosa. E qua devo ritagliare lo sconto, cioè il buono sconto, che al prossimo acquisto avremo 50 centesimi di sconto, perché sono buoni questi qua. Da mettere, qua fa vedere, da mettere sulle uova. Ho preso anche il tonno, poi quando salta fuori ve lo faccio vedere. Comunque dopo ritaglio il buono e la prossima volta lo possiamo utilizzare. La Buitoni, allora, tutte costavano 1,26€, 1,29€, non mi ricordo. Comunque abbiamo presa una pizza ricca, che è con formaggio, cipolla, pancetta e speck. Questa è buonissima. Queste le ho già assaggiate, sono buone, molto molto buone. Poi questa pizza ricca con tutte le verdurine. Questa qua, la pizza ricca margherita sfiziosa. Di queste ne ho prese due. Questa col salame e questa appunto un'altra pizza ricca margherita sfiziosa. Minestrone Findus, questo qua formato da 1,1 kg, questo 1,99€, me lo ricordo. Poi sempre della Findus i fagiolini di primavera, questi erano scontati anche loro e ne abbiamo presi due buste. Poi questi qua, i bastoncini di merluzzo, che piacciono tanto a mia suocera, li ha presi lei, penso che piacciono anche a Davide, non lo so, io il pesce non lo mangio, a parte il tonno. Questi 30 costavano? 3, no, 2 euro e qualcosa. Poi i funghi champignon, li abbiamo presi stavolta surgelati. 450 grammi, quindi sono già puliti. Vogliamo farli con le tagliatelle funghi con la panna, così Davide è contento. Poi per mio suocero il caffè lavatta crema e gusto. Lui non beve il caffè con le cialde, beve quello nella moka classico. E questo qua era super scontato a, non ricordo, guardate lo scontrino. Nella Capitan Findus abbiamo preso le croccole, ci sono 4 pezzi di croccole, sono praticamente cotolette di merluzzo, sono fette di merluzzo, queste qua piacciono a Davide, 400 grammi. Poi non ho resistito al design puccioso e accattivante di questa carota pela patate. Allora, qua ha anche la chiusura di sicurezza, cioè il tappo. Però questa qua va bene sia per sbucciare le, va bene sia per sbucciare le patate, però va bene anche per le carote così, o per le zucchine. Comunque è molto molto carina. Questa qua costava, c'era carota e con la pannocchia di mais. Io ho preso questo qua con la carota perché mi è piaciuto veramente tanto, un amore. Ero lì e non potevo non prenderlo. Top! 3 euro e qualcosa. Siccome si avvicina la Pasqua, ho
preso degli ovetti della Feletti e questi qua sono con ripieno di cioccolato finissimo al latte e un cuore di nocciola. Questi qua invece li ho presi a Davide perché, come Sharon, a lui piace il pistacchio, quindi gli ho presi i cioccolatini con crema al pistacchio. Amore, guarda. Mamma. Sei contento? Mamma, sì. Assaggiate subito uno, Vita. E questi qua sono della Vergani. Poi, sempre della Vergani, ho preso questi qua con crema al caffè. La tagliata di lonza. Questa qua, che va bene per fare sia gli involtini che con le cotolette. Allora, 2,46 euro questo, 2,22 euro questo e 2,05 euro questo. Ecco qua gli altri due pacchi di Bologna, della Yag. È ottima questa Bologna. Top. Il pesto top, guarda amore, top, dell'Esselunga senza aglio. Hai visto? Ti ho preso senza aglio, amore. Era in offerta e non mi ricordo quanto, perché ho preso le trofie che mangeremo stasera. Eccole qua. Le trofie di Altamura. Queste qua costavano 1,06 euro, 1,09 euro o 1,19, non mi ricordo. E abbiamo preso due pacchi da mezzo chilo, quindi per un totale di un chilo le trofie. Ecco qua l'altro Muller alla crema chantilly, è buonissimo, sembra di mangiare veramente tipo una torta. Qua ho preso il tacchino dell'Aia, questo qua, lo mangio così, ce ne sono dentro due pacchi, era in super offerta, 3,98 euro mi pare, due pacchi di tacchino e questo qua va benissimo per la dieta. Poi, super scontati, c'erano le fette di provolone a orecchio. Ne abbiamo prese due normali e due piccanti. Mozzarella Brimi, questa costava mi pare 1,70, tre mozzarelle. E questa è una mozzarella buona da mettere nell'insalata, così. Poi, finalmente ho trovato questo formaggio che era da un po' che non lo mangiavo. Questa qua è la Toma Piemontese DOP, sott'olio, con il peperoncino. Io adoro, è troppo buono questo formaggio, veramente è buonissimo. Questo costava 3 euro qualcosa, non era scontato, però mi piace tanto. La rucola, questa qua da 200 grammi, era in stra offerta. Poi le zucchine, 1,58 euro. I broccoli, due mazzi di broccoli, 1,43 euro, ottimo prezzo. Poi l'insalata iceberg, due ciuffi, cioè due cosi, 1,43 euro. Il pollo, questo qua, il pollo, quarti di pollo, 2,1 kg, 4,18 euro. Questa volta erano più convenienti che da Lidl, che solitamente prendiamo da Lidl, che sono veramente buoni, lo dico. Però abbiamo preso qua perché erano in stra offerta. Nella Nostromo c'era in offerta il tonno. Queste qua sono 6 lattine di tonno da 80 grammi e costavano, non me lo ricordo, guardate lo scontrino. Ecco qua della Rio Mare, patè, questo qua al tonno e questo qua anche lui c'ha 50 centesimi di sconto. Poi per le gattine Luna e Yumi, perché devo andare da mia mamma a trovarla, ho preso queste che così le vado a portare le gatte. Queste qua sono le loro preferite, le gourmet soap, e queste qua 69 centesimi a bustina. Qua ne ho prese 2, 4, 6, ma ne prendo sempre un po' alla volta, poi faccio scorta e gliele porto. I due carognetti sono viziatelle. Ma me le metti via le scatolette per le gatte? No. Nel sacchetto per loro. Allora, super formato convenienza, 30 pacchetti di fazzoletti Tempo. Qua c'è un jeans steso così. Erano super scontati e non mi ricordo, però ho guardato lo scontrino, è stato ottimo come acquisto. Aspetta. Poi la polpa Mutti, questa confezione da 4, ne abbiamo presi 2 per un totale di 8 polpe Mutti,
ovviamente questa 100% in Italia, servizio delle Iene, top, lo sapete già, bene, e niente, questa super scontata. Pane, 6 filatini morbidi, o 5, non mi ricordo, 5 forse, 1,68€. Il formaggio che a Davide piace tanto della Yumino, questo qua che si sfilaccia. Qua non mi ricordo quanto costa, guardate lo sconto, ci sono dentro 4 snack incartati singolarmente. E questo Davide era pazzo. Certo, buonissimo. Il ketchup della Calvé, questo qui è un formato veramente super gigantesco, che costava poco, era in offerta. Questo è 400 ml di prodotto e questo qua come ketchup è veramente buono. E niente, non mi ricordo quanto ho pagato. Questa qua, la maionese del McDonald's, che ha cambiato packaging. Adesso ci sono sui Minion, però è sempre quella perché è della Divili, vabbè, questa marca, insomma, che non so pronunciare. Questa è sempre qua che c'era la M di McDonald's. È questa, e adesso c'è su il Minion. Questo dovrebbe essere Bob, se non sbaglio. E secondo me la maionese è migliore che ci sia, è super super top. Anche questa era in offerta. Poi le arance tarocco, queste qua, una confezione da 3 kg. Queste mi sembra 2,68€, 2,86€, una roba del genere. Poi le banane, queste qua le ho pagate 1,43€ e ce ne sono 6, un casco da 6, queste qua da 3 pagate 76 centesimi. Poi i biscotti pan di stelle, questi ci piacciono tanto a me e a Davide. Questo qua è la confezione da 700 grammi, erano super scontati, mi sa 1,89€, 1,99€, 1,79€, una roba del genere comunque. Se non sia questi che li abbracci, però quelli qua di stelle. Della centrale del latte, due crema alla vaniglia. Quella al cioccolato non c'era, quindi quella al cioccolato non c'era, quindi ho preso questa qua alla vaniglia. Poi della Giovanni Rana, il suo, questo qua già pronto, ai funghi porcini. E questo qua, come lasciarlo, piace tanto anche a Davide. Poi della yoga, succhi di frutta, questi mi sembra 89 centesimi scontati. Abbiamo presi due alla pera e due alla pesca. Poi shampoo Pantene, questo qua, linea classica, Pantene è veramente ottimo, 3 in 1. Questo qua non mi ricordo quanto costasse, comunque era in offerta. Poi il mio amatissimo smacchia tutto, questo 3 euro perché è la confezione più grande e toglie veramente ogni macchia. Poi lo sgrassatore, questo qua Pratic, questo qua l'ha preso mia suocera e niente, questo è uno sgrassatore, mi pare 1,40 o 1,19. Boh. Poi c'era in super offerta questa qua, questo Scottex gigante, la tovaglietta fior di carta, a 1,80€, 1,70€, non mi ricordo, comunque questa qua presa con i pois rosa. Allora, poi la pasta Barilla, questa vabbè, la pastina che mi piace tantissimo, io adoro, adoro la pastina. Questi sono i risoni, 45 centesimi mezzo chilo. Tutta la pasta Barilla che vedete qua, la carrellata di pasta pazzesca. Allora, di ogni tipo ne abbiamo presi due. Allora, pipe rigate, due confezioni, 45 centesimi a confezione. Poi tortiglioni, due pacchi. Mezze maniche rigate, due confezioni. Farfalle, due confezioni. Mezze penne rigate, due confezioni. E infine gli spaghetti numero 5, due confezioni. Bene, questa era la nostra spesa da S lunga. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete mi piace, se siete iscritti iscrivetevi, mi raccomando. E noi ci vediamo, io ho ringraziato tutti i nuovi iscritti, gli iscritti di sempre.
grazie veramente di cuore. Abbiamo passato i 33.000 iscritti, sono veramente super contenta. Grazie, grazie, grazie. E ci vediamo al prossimo video. Un bacione e alla prossima. Ciao.